Eccoci in diretta live dal We Made Future Festival. Come state? Ciao a tutti, mi sentite bene? Ok, aspettiamo che vi colleghiate. Ciao, ciao. Ditemi se si sente bene. Luca Facin, We Make Future Festival. Oggi vedete da qui, vi faccio vedere la location, stiamo facendo questa live in diretta da Rimini. E tra poco vi presenterò i miei collaboratori, verranno qui a trovarmi Davide e Roberta. Ditemi se si sente bene, perché oggi siamo in trasferta, quindi ho tutto un po' per aria. Ho il microfono, ho le cuffiette, c'è un po' di musica, un po' di casino. Dovrei vedere i vostri commenti, tra l'altro oggi è la prima diretta che faccio io, da solo, dedicata agli e-commerce. Parliamo di e-commerce oggi. Ciao a tutti, resterò poco per impegno, ma ci siamo. Ciao Luca, sì, tutto bene. Grande Elena, grazie. Oggi vi daremo tre armi da utilizzare per vendere di più con il vostro e-commerce e per battere i grandi mostri, senza fare nomi o per sfruttare i grandi mostri. Come state? Ciao Mary, ciao Mary. Salutatemi, ditemi se si sente bene, così sono tranquillo e sicuro. Dovremmo essere in diretta dalla nostra pagina Performance PPC da Facebook, dappertutto. Ok, vedo che le dirette ci sono, stanno andando. Ok, quindi ci siamo. Oggi si glitta un po' più breve, ok? Perché cercherò di tenere un po' magari più stretto questa live. Ciao, Juice. Dobbiamo parlare di e-commerce. Oggi questa è la settimana di lancio degli e-commerce, anzi vi faccio vedere qual è il libro in lancio. Fermi lì che vado a prendere il libro, non spostatevi, fermi, così vi faccio vedere intanto dove siamo. Guardate che bel posto. Ok, fermi, che arrivo, ci sono ancora. Eccolo qua. Eccoci qua. Questa settimana c'è questo libro, il manuale della promozione per e-commerce. Allora, questo libro qua lo trovate in offerta fino a sabato a 89 centesimi versione ebook o 4 euro versione cartacea, così vi arriva a casa. Siamo io e Fabio che parliamo di e-commerce. Quindi questa settimana parliamo di e-commerce. Proprio oggi pomeriggio qui, questo è un festival dove, questo festival si chiamava Web Marketing Festival, adesso è We Meet Future Festival, però si parla molto di web marketing e di digitalizzazione, di e-commerce, quindi oggi vedremo degli interventi sull'e-commerce e vi riporteremo anche lì delle novità. Ciao Valentina Lambi. Quindi oggi parliamo di e-commerce, parliamo tutta la settimana di e-commerce, quindi chi di voi ha un e-commerce, un sito per vendere i propri prodotti fisici o anche infoprodotti, è qualcosa di interessante per voi. Vi darò tre leve principali. Ricordate, ecco, grande Yusef che ci mette il link nei commenti. Ricordate che se comprate questo libricino su Amazon questa settimana spendete molto meno, e se ci fate la recensione vi ringraziamo inviandovi un accesso a una parte di un nostro videocorso che è Vendere Grazie Internet gratis. Basta che ci scriviate un'email a info@performance-ppc.com e noi vi inviamo l'accesso gratuito per ringraziarvi della recensione. Spero non ci sia troppo casino qui, però difficile, non potevo spostarmi oltre. Ok, adesso partiamo, eh? Guardate, oh, vedete, ho messo anche la scritta sotto che gira, fantastico. Allora, parliamo di e-commerce. Intanto ditemi, vorrei chiedere a voi, chi di voi ha e-commerce, chi di voi ha già venduto qualcosa online, ha dei carrelli di acquisto online, ha avuto esperienza di vendita di prodotti online, e che difficoltà avete, perché così vi posso anche rispondere durante la live, ok? Tanto sto guardando dietro perché potrebbero arrivare i miei collaboratori, vi ho detto di raggiungermi qui, sto aspettando che arrivino Davide e Roberta. Allora, partiamo dal primo punto. Sono tre cose che potete fare da subito per incrementare le vendite del vostro e-commerce, anzi tre armi che vi possono aiutarvi a difendervi. La prima arma che noi consigliamo è quella più essenziale di tutte. Non tutti la possono avere, ma è quella di avere un prodotto proprio. Ok? Vendere lo stesso prodotto che vende Amazon può essere un grosso problema, anche se voi lo vendete a meno soldi, perché
Amazon vi può creare dei problemi, perché le persone hanno già la carta di credito in Amazon, in Amazon ci sono le spedizioni gratuite, in Amazon c'è un'assistenza migliore della vostra. Questo causa dei problemi, perché le persone preferiscono Amazon. Quindi la prima cosa che vi consiglio è: attenzione, cercate di trovare un prodotto che non ci sia in vendita su Amazon, su eBay, su altri e-commerce. Chi di voi fa, ad esempio, noi abbiamo tanti clienti che fanno gioiellini fatti a mano, ok? Prodotti da loro, design, quindi proprietario. Questo va molto bene, perché non si può trovare lo stesso identico prodotto. Eccoli, sono arrivati, da altre parti. Quindi questa è la prima cosa che consigliamo, un prodotto proprio, ok? Adesso fermo qua la prima presentazione, abbiamo fatto la prima arma, sono arrivati dopo il pranzo, faccio entrare in studio. Eccoci qua, perché siamo in piedi, proprio così. Vedete che esistono? Ciao, Davide, ciao, e Roberta. Ciao, ciao. Allora, sono attaccato con le cuffiette perché c'è del casino, spero si senta bene. Col cosetta dovreste sentire anche della loro voce. E Davide è arrivato anche lui da Vicenza. Sì. Roberta da Como, perché cambia continuamente. Però sono quelli che vi fanno le analisi o le landing page. Okay, quindi chi di voi è seguito da Roberta può capire che esiste, e qui il carne d'ossa. Che ci dice Roberta? Che ci racconti? Come è andato il viaggio? Tutto bene? Sì, sono andato molto bene. Tranquillo, caldissimo. Bene, spero si senta, perché devi avvicinarti, però va bene. Landing page, come stiamo andando? Stai facendo bene. Cose interessanti adesso? Sì, stiamo costruendo un sacco di progettini per i... di tre progetti su cui stai lavorando, perché quando voi venite da noi a fare il panel, poi in verità è Roberta che ci lavora. Stiamo lavorando su un progetto di e-commerce parrucchieri. E-commerce parrucchieri. Poi stiamo lavorando su un progetto di app. Un'azienda che produce, realizza le app per gli altri. E poi su una signora che fa mental coaching. Mental coaching. Vieni qua. Saluto a tutti. Ciao. Adesso io li abbiamo invitati qua perché è giusto far formazione a tutti, quindi tra poco li libero e loro vanno nelle varie aule, qui ci sono varie aule dove imparano nuove cose. Roberta non lo so cosa andrà a visitare, deve vedere robe sulle landing page, conversione, cose del genere. Fai vedere che programmone che hanno qua. Qui c'è tutto il programma della formazione di oggi, per dire la formazione. Ecco, mentre Davide si occupa di analisi dati con noi. Davide fa vari lavori con noi, ci dà una mano nell'analisi dei dati e nella anche sponsorizzazione di post, quindi anche lui fa campagne pubblicitarie insieme a noi. In più ci aiuta con report e analitiche. Cosa ti dici? Cosa sta andando? Oggi cosa guardi qua? Oggi io vado un po' tematico. Oggi entro nella stanza che ci sono oggi, sulla web analytics, fino a questa sera. Mi dedico alla stanza, diciamo, web analytics 100%. Perché analisi dati? Perché fare analisi? Perché, bella domanda. Sugli e-commerce, calata sugli e-commerce. Calata sull'e-commerce. Tu lì, che stai gestendo tra l'altro un e-commerce per un'associazione no profit, però che giustamente deve vendere delle cose. Davide ha realizzato l'e-commerce e sta vedendo come sta andando il fatturato. Anche i dati, giustamente... È un sistema anche per capire anche l'interazione, diciamo, anche della persona, perché alla fine il cliente è sempre umano. È vero che non è sempre facile capire cliente per cliente, diciamo, tutte le varie dinamiche che possono portare al buon portale all'acquisto. È chiaro che già avere un dato aggregato, un buon sistema di misurazione, può già dare delle indicazioni, diciamo, non dico automatizzate, ma comunque facili da leggere per eventualmente tarare o per fare degli interventi. Classica user experience, che si voglia dire, o comunque proprio problemi a livello di pagine o comunque di sponsorizzazioni, anche di prodotti che vanno o prodotti che vanno meno. Ragazzi, venite qua perché dicono che si sente bene, quindi siamo fortunati. Che belli che siete. Ma infatti Roberta è bellissima, stava venendo verso di me. Allora, tra l'altro premetto che noi abbiamo un team di collaborazione, così da remoto, cioè ci vediamo mai, ci siamo visti nel 2019 l'ultima volta, esatto. Quindi è difficile... Quasi riconosce. Viene Roberta verso di me e ha detto: chi è? Perché, vabbè, guardava negli occhi. Chi è? Ha detto, ah no, è Roberta, niente, si può fare. Però è bello anche lavorare così, ognuno ha la libertà di lavorare dove vuole, ma sono dei grandi professionisti. Cioè,
Roberta, chi di voi la conosce, sapete il backup che ha, cioè il background, il background che ha, che è molto molto importante. Davide è un genio, secondo me, un genio, infatti noi lo teniamo con noi perché nell'analisi dei dati e in quello che sa fare lui è il migliore, è molto analitico, ma molto anche capisce le cose del mondo, non è che si sta lì solo focalizzato sui dati. Per dire una cosa bellissima che ha fatto, cioè un e-commerce addirittura, avete messo i piedi, su una sagra di paese, per vendere i prodotti da mangiare, da asporto, della sagra di paese. Quindi si può fare e-commerce su tutto, ok? Quindi tranquilli che quello che vendete si può vendere tramite e-commerce, qualsiasi cosa sia. Quindi, che dici? Quella sagra lì, come sta andando? Dai. Siamo in corso. Sì, dai, siamo in corsa. Parte sabato, non so se facciamo l'invito a tutti della zona. Paese di Vicenza. Esatto. Paese di Vicenza. Gianfranco, ciao Luca, sempre sulla breccia. Che sempre? Sulla breccia? Perché, tanto qua, vabbè, vogliamo dire che benvenuto ci hanno dato. No, vabbè, lasciamo stare. Racconteremo in retroscena di tutto questo. Ecco, questo è il nostro team con il quale collaboriamo per fare i servizi Down for You, cioè campagne, landing page, funnel, scrittura email, adesso non sono qua, però servizio per voi. Un'altra volta vi farò vedere il team Vence Corsi e Consulenze, che è un altro. Oggi pomeriggio arriva Fabio e Alessia Dirella, quindi ci vedremo magari dopo, facciamo le live insieme. Ok ragazzi, io vi lascio, potete andare alla vostra formazione perché non voglio portarvi via tempo e vi salutiamo. Adesso vanno dentro queste aule, vedete, vi faccio fare breve giro. Vedete che lì ci sono delle aule numerate, quelle lì, ce ne sono decine e decine. Adesso i ragazzi scelgono che cosa vogliono studiare, ci sono veramente tantissimi argomenti. Davide andrà sulle analitiche, Roberta sul discorso conversione, imparano cose nuove, le applichiamo, senza se non ve le riportiamo, ok? Grande staff, grande formazione, sempre sempre formazione ragazzi, anche noi investiamo, abbiamo offerto tutto al team, chi voleva venire viene. Stasera facciamo una bella cenetta di team e avanti. Condividete questo video che passo all'arma numero 2. Allora, stiamo parlando di e-commerce. Vedete qui sotto c'è il link per acquistare il nostro libretto dedicato agli e-commerce. Ok? Chi fa la recensione, corso gratis, vendere grazie internet. Allora, anzi, corso omaggio, non è gratis, costerebbe 199 euro, ve lo regaliamo per chi fa la recensione. Seconda arma, abbiamo detto che la prima era facile, se avete un prodotto unico, per esempio Gianfranco, tu vendi un prodotto assolutamente unico. Gianfranco vende opere d'arte ed è un artista veneziano, fa delle bellissime opere d'arte, ciao Davide, e le vende online. Se vuoi mettere il link del sito così lo facciamo vedere, e lui sul prodotto non ha competizione, cioè può stare tranquillo, non c'è problema Amazon, giusto Gianfranco? C'è un problema di visibilità, di far visitare questo e-commerce, perché potete fare l'e-commerce più bello del mondo, ma se non viene nessuno nel vostro negozio, anche la vetrina più bella del mondo non vende niente, ok? Serve la vetrina bella, il negozio ben organizzato, poi serve persone che ci passano davanti. Grazie alle campagne online voi potete spostare il vostro negozio in centro storico. Ok, mettiamola così. Se avete un negozio in periferia, facendo campagna online, potete metterlo in centro storico. Eccolo qua, venicegallery.it. Sono in consulenza. Ciao Claudia. Riguarda questa diretta perché abbiamo presentato due ragazzi del nostro team, fantastici. Arma numero due. Allora, se non avete un prodotto unico, non è finita. C'è ancora speranza. Potete presentare voi come persona unica o la vostra azienda come azienda unica, il vostro brand o la vostra persona. Quindi le persone verranno a acquistare nel vostro e-commerce lo stesso prodotto che magari trovano in Amazon o in eBay, ma perché ci siete voi o perché c'è il vostro brand, la vostra azienda che promette qualcosa di particolare. Ok? Questa è una cosa molto, molto utile, molto importante. Noi lo consigliamo sempre a chi è e-commerce. Se state vendendo, per esempio, Gianfranco vende quadri che realizza lui, parla della tua storia, parla di te stesso, cerca di raccontare il perché sei diverso da tutti gli altri e come l'utente può riconoscersi nella tua storia, in quella della tua azienda, in modo che si avvicini e decida di acquistare da te, anche se magari costi di più di Amazon. Ok? Quindi un'altra cosa che Amazon non ci può copiare siamo noi stessi, come noi rispondiamo agli utenti italiani in italiano, senza il call center del centralino di non so dove. Ok? Noi siamo lì disponibili a rispondere e risolvere i problemi. Per
o che diamo dei servizi in più oltre il prodotto. Un'altra cosa molto utile, infatti, la vedremo dopo, è quella di attaccare ad un prodotto fisico, che magari è lo zaino di scuola, dei servizi. Ok, che potrebbe essere, però, prendi gli zaini di scuola e per tutto l'anno ti faccio 10 fotocopie al mese gratis. Ok, questo è un servizio che Amazon non può dare e lì potete competere. Adesso ho detto questa cosa, voi dovreste pensare delle idee pensando al vostro pubblico di che cosa potrebbe aver bisogno. Ok? Quindi pensate anche a questa cosa, cosa posso dare di servizio per differenziare un prodotto come questo telefono, che lo vende anche Amazon, cosa posso dare in più? Io che vendo telefoni, cosa posso dare in più? Beh, sicuramente l'assistenza post acquisto, quindi magari qualcuno viene da noi, acquista questo telefono, ma poi ha diritto a 2 ore per insegnare a usarlo alla mamma che non lo sa usare, e gli diamo un corso, oppure può venire in consulenza, chiamarci con noi, facciamo una video call e spieghiamo come utilizzare il nostro, questo prodotto qua. O magari diamo un video corso registrato, pre-registrato in regalo a chi acquista questo prodotto per utilizzarlo al meglio. Ok. Indispensabile il magneto, imparato su vitamina PPC. Sì, Gianfranco, è vero. Ciao Fabio. Fabio ci sta seguendo questa volta da remoto, sarà qui tra poco, magari faremo una live poi anche con i ragazzi tutti assieme. Sì, il magnete è un oggetto che voi date in cambio di un contatto, è qualcosa magnete perché attira contatti nel vostro database. Perché volete avere contatti nel vostro database? Perché così potete contattarli, quindi mandargli un'email, mandare un messaggino, telefonare, perché altrimenti dovremmo passare per le maglie di Facebook e Google, che come sapete si fanno pagare per raggiungere le persone. Se invece voi avete le persone in database, a questo punto potete contattarle gratuitamente. E non è una cosa da poco, ok? Chi di voi sta facendo un gruppo Facebook e dice così io comunico con loro, ok, però il gruppo di Facebook ha una reach, cioè raggiungete quando pubblicate qualcosa, dipende dai settori, da quello che pubblicate, ma può essere anche il 5-10% del gruppo, non riuscite a comunicare con tutti. Se avete l'indirizzo mail potete comunicare in maniera più efficace, se avete la possibilità di inviare dei messaggi WhatsApp perché l'hanno accettata potete comunicare in maniera più efficace. Quindi il magnete serve per catturare i contatti falli nostri e poi poter comunicare con loro in maniera gratuita. E perché dobbiamo comunicare continuamente con il nostro target? Per fare tutto quello che abbiamo visto prima, per differenziarci, far passare il nostro messaggio, educarli per mesi finché non arrivano alla vendita. Ricordate una cosa, i consumatori, i clienti vostri più contenti sono quelli che hanno speso più tempo con voi prima di acquistare. I consumatori e i clienti più contenti che avete, quelli che sono più contenti del vostro prodotto e che vi riferiscono ad altri, vi fanno passaparola, sono quelli che hanno passato più tempo con voi prima di acquistare, ok? Perché vi conoscono meglio. Chi arriva, clicca e acquista è un utente pericoloso, perché potrebbe essere che come ha acquistato velocemente, altrettanto velocemente decida di fare il rimborso e di pentirsi dell'acquisto, cioè la sindrome dell'acquirente. Chi invece è come Gianfranco, che ha militato, ci ha seguito per lungo tempo, poi ha capito che la sappiamo lunga, che lo possiamo aiutare, ha deciso poi di acquistare, ha acquistato i nostri corsi, è contento e ci fa anche una bella pubblicità. Ok, quindi pensate anche a questa cosa. Per questo dobbiamo essere costantemente in contatto. Infatti, ciao Valentina, ciao Mary, ciao a tutti. Adesso arriviamo al terzo punto, altrettanto fondamentale. Ditemi sempre se mi sentite, io c'ho. Aspettate, forse mi sposto perché c'ho un microfono che continua a parlare, non so, perché c'è, sono speech ovunque e ci sono discorsi ovunque. E passiamo all'arma numero 3, che è quello che abbiamo presentato nella live scorsa. Se ve la siete persa, magari use link a quella live, perché abbiamo parlato di sto guardando dove spostarmi. Nella live scorsa abbiamo parlato di trappole per talpe. Che cosa c'entra di trappole per talpe? C'entra perché abbiamo mostrato come un e-commerce che vendeva trappole per talpe ha arricchito il prodotto con informazioni. Ok, quello che dicevamo prima, cioè attaccare ad un prodotto fisico delle informazioni. Informazioni che possono o presentare il prodotto prima dell'acquisto oppure arricchire il prodotto stesso. Quindi dire io ti do la trappola per le talpe più un corso che ti insegna dove posizionare la trappola per le talpe,
perché la trappola per la talpa, se non lo sapete, posizionata in certi posti non funziona, posizionata in altri funziona, c'è una scienza dietro. Sono sicuro che anche il più semplice dei prodotti che vendete ha un qualche tipo di mondo dietro, di scienza da raccontare, di mercato da raccontare. Lo zaino della scuola avrà sicuramente tanto da raccontare. Ci si può insegnare come ci si mette lo zaino, quali sono i tipi di zaino che fanno meno male, quello che trascina, quello che posso trascinare, quello da mettere in spalle, quello che c'è la cinturina davanti. Posso fare leva, se vendo zaini, sui problemi che possono creare la schiena dei bambini se utilizzati male o se utilizzati gli zaini sbagliati. E guarda caso, quelli che vendo io sono quelli giusti. Quindi su ogni prodotto fisico che vendete ci potete attaccare delle informazioni, videocorsi, video gratuiti, PDF, libricini, ebook da consegnare insieme. Questo vi differenzia da Amazon che non lo fa, capite? Vi differenzia da altri. C'è una questione, voi dovete scegliere se lavorare su uno di questi due mercati. O lavorate sul mercato delle commodity, quello che io e Fabio definiamo mercato delle commodity, cioè prodotti a basso costo e facciamo la guerra dei prezzi. Ok, quindi vediamo, vendiamo l'iPhone uguale al negozio a fianco, io faccio un euro in meno. In verità con l'iPhone nemmeno si può fare questa cosa, però vendo lo zaino a 10 euro in meno degli altri e vediamo chi sopravvive. Questo è il mercato di fascia bassa, la parte bassa della piramide. Se voi vi spostate in su, in questa piramide, vi spostate verso persone che sono anche disposte a spendere di più pur di avere un prodotto migliore. È lì che si vive meglio. Ed è il mercato del brand. Il mercato dove le persone scelgono in base anche alla storia che viene raccontata, non soltanto al prezzo, ma in base al prodotto. Sono persone disposte a spendere di più, a darci fiducia, e lì le aziende prosperano. E ce ne sono meno. Voi dovete essere tra quelle poche aziende, non tra le tante. Voi non potrete mai battere il centro commerciale, ok? Però se avete un negozietto posizionato in centro storico lì, oppure in un posticino giusto, che vende un prodottino particolare, ok? Vende degli affettati particolari, state sicuro che voi non avete come competitor il supermercato, potete fare che prezzo che volete, ok? Quindi scegliete su che mercato stare, sappiate solo che se state nel mercato basso, bassa piramide commodity, siete destinati a non durare tanto, ok? Perché quello è un mercato destinato a chi lavora su grandi, grandi, grandi numeri, milioni, milioni di euro, piccoli margini, ok? Cose che noi non facciamo. Noi siamo piccolini e vogliamo guadagnare tanto per ogni vendita, ok? Perché diamo tanto valore? Ah, poi questa cosa non è che basta scegliere, ah, io voglio vendere ad alto prezzo, no. Poi però bisogna riuscire a fare un prodotto di alto valore, e riuscire a comunicare in maniera efficace, è lì la vostra bravura, e per quello che siete premiati guadagnando di più, perché riuscite a fare lo scalino, ok? Magari poi fatemi pure le domande, se no io vi racconto che ieri sera che cosa abbiamo fatto io e Fabio, dopo il bootcamp che abbiamo fatto, vi racconto una storiella proprio in questo tema. Gianfranco Missiaia mi scrive, a proposito di Facebook, cosa ne pensi di questo messaggio che ho ricevuto? No, adesso vediamo cos'è, perché non so se si possa condividere. Sei ancora in tempo per approfittare di una consulenza gratuita con un esperto di marketing di Facebook. Numero dell'account, sì. Ok, sono Mattia, ti contatto nuovamente a nome degli esperti Facebook. Volevo assicurarmi che sapessi se è idonea per usufruire del pacchetto unico di vantaggi per nuovi inserzionisti. Sappiamo che sei ancora ok. Se arriva da Facebook è un messaggio corretto, è autentico. Facebook vi chiama ogni tanto se avete un account con un consulente dedicato a voi per darvi dei suggerimenti su come migliorare le campagne. Vabbè, diciamo che ti dicono delle cose un po' basse, cioè niente di nuovo. Se voi siete già affidati a noi, state tranquilli che vengono lì e dicono ah ok, sì, va tutto bene. Poi sappiate, a volte danno anche dei suggerimenti anche a noi, cioè devo dire che una volta ci hanno dato un suggerimento su una strategia di offerta, l'abbiamo testato e effettivamente funzionava molto bene, quindi l'esperto Facebook che vi chiama per la consulenza può darvi anche dei consigli utili. La maggior parte delle volte sappiate che comunque loro fanno il loro lavoro non è quello di farvi fatturare il massimo, ma di far fatturare al massimo Facebook, ok, chiaro. Quindi, ok, loro cercano di farvi andare bene comunque per farvi investire il più possibile. Ok, mettiamole così. Siete tantissimi oggi, dai, fatemi domande, ditemi se avete domande sull'e-commerce o anche sul mondo della vendita online in generale, perché poi l'e-commerce è anche la vendita di un corso, di un infoprodotto, ok?
la vendita di una guida. Mi sentite bene? Sempre, ogni tanto chiedo, però ho paura. Allora, vi raccontavo di ieri, okay, per concludere. Ieri siamo arrivati qua a Rimini, appena siamo scesi in hotel ci siamo resi conto che avevamo il bootcamp, abbiamo una classe ieri sera, quindi chi di voi c'era? Abbiamo fatto una classe con i nostri studenti, stiamo facendo formazione per insegnare a un gruppo di studenti a realizzare il loro funnel, che stanno andando molto bene, perché in 3 settimane abbiamo già visto delle landing page e delle sequenze mail partire, quindi ragazzi, io penso che in 3 settimane nemmeno un'agenzia non vi faceva il funnel, ok? I nostri studenti, partendo da zero, casalinghe, dipendenti pubblici, imprenditori, grossi anche personaggi pubblici che però non hanno mai fatto web marketing, in 3 settimane sono riusciti a creare la prima landing page e inviare in automatico un'email dopo aver raccolto il contatto con il lead magnet. Quindi se ci siete iscrivetelo così mi credono, se no sembra impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche ieri una classe di 2 ore, no? La rivedo più tardi, devo scappare. Vai Elena. E che cosa abbiamo fatto ieri sera? Siamo andati fuori a mangiare io e Fabio, siamo andati fuori a mangiare e abbiamo preso una piadina qua a Romagnola e intanto abbiamo fatto una scelta tra 2 ristoranti, allora c'erano 2 locali anche lì vicini, questa volta non abbiamo scelto con Google My Business, ma come sempre guardi il pubblico, c'era un locale piccolino che faceva le piadine strafollato e a fianco un locale grande pieno di tavolini fuori che faceva le stesse piadine e c'erano 2 persone sedute. Chiaramente siamo andati lì, no? Perché c'era gente giovane, era pieno, che ho detto si mangerà bene. Piano, ok? Quindi è una riflessione, ok? Ci siamo seduti, abbiamo trovato un posto e a fianco a noi c'è un signore sulla 60ina che ha attaccato un bottone perché viaggiava da solo e era venuto fino qua in moto dalla Svizzera. Era venuto in Vespa dalla Svizzera. Aspetta Gianfranco, adesso leggo il tuo commento. Allora ci fa cosa fate, cosa non fate, parliamo un po' del nostro lavoro e lui ci dice che vende prodotti alimentari, li esporta dall'Italia in giro per il mondo, business galattico anche lì, fatalità. Lui ha anche dei negozi suoi alimentari che vendono prodotti alimentari italiani selezionati da lui, perché lui va direttamente a vedere da dove arrivano, come sono fatti le mucche, quante sono le mucche, che cosa mangiano le mucche, che cosa bevono le mucche, che poi fanno il formaggio, e poi prende questo formaggio e lo va a vendere in giro per il mondo a dei negozietti suoi e anche lo vende ai rivenditori. La cosa che dicevamo proprio era quella che stanno venendo fuori ogni giorno sempre più supermercati galattici, supermercati, ma il reddito delle persone è sempre quello, ok? Quindi non è che spendono di più per il mangiare. Che cosa fanno questi supermercati? Solo la guerra del prezzo, chi offre più robe a meno prezzo. Sono nella fascia bassa della piramide, quella che vi ho detto prima, il mercato delle commodity, ok? Andate a scegliere solo per il prezzo. In verità c'è un altro mercato, che è quello dove lavora questo signore svizzero, che è il mercato dei prodotti di alta qualità, delle persone che hanno capito che forse è il caso di spendere un po' di più su quello che mettiamo in pancia, visto che siamo fatti di quello che mangiamo, e magari risparmiare su cocktail e sigarette, ok? O fare uscite a sud della sera e spendere sul mangiare bene. Lì c'è un mercato assurdo, perché ci sono persone che l'hanno capito e vogliono acquistare questi prodotti made in Italy controllati dalla sua filiera. Certo è che passare dal mercato sotto, dove non vivi, dove verrai ucciso dalla concorrenza, dove hai paura di Amazon, al mercato sopra, dove le persone vengono da te, fanno anche 100 km per venire nel tuo negozio perché hai dei prodotti unici, non è scontato, non è facile. Devi trovare i prodotti, devi comunicare in maniera efficace questi prodotti e devi anche far sapere che ci sei. Prodotto, messaggio, pubblicità. Questo signore lo faceva benissimo, tra l'altro tra poco va in pensione e vendrà le attività, magari ci faremo vivi. E proprio vedevamo come, cioè, eravamo 2 generazioni diverse, 2 business completamente diversi, ma su questa cosa ci siamo trovati in pieno. Abbiamo detto, quello che consigliamo noi a tutti i nostri clienti, vendete poco a caro prezzo, roba buona, ok? Niente commodity. Se state vendendo quello uguale identico che vendono tutti gli altri, non è più il momento. Perché internet ha battuto i confini, ok? Adesso vi faccio vedere, ci sono anche i giocolieri qua.
assurdo, perché è un festival molto movimentato, giovanile, festa, con... però si studia, ci sono le aule per studiare. Allora, aspettate un attimo. Allora, vedo un commento di Gianfranco, giustamente prima di ogni cosa è necessario analizzare i competitor, altrimenti si va avanti al buio. Sì, esatto, analizzare i competitor è una scelta intelligente prima di partire, infatti noi lo spieghiamo nel videocorso Antidoto, e quel videocorso lì, tra l'altro, Antidoto, che è sottovalutato dai più, è il nostro corso dove spieghiamo proprio queste cose. Come faccio a creare un prodotto se non ce l'ho, o se non so se il mio prodotto è giusto? E lì parliamo proprio dell'analisi di mercato, come si fa, no? Quindi prodotto, poi Antidoto ti spiega anche come creare il messaggio, come poi passare alla pubblicità. Non è un corso tecnico, è un corso puramente strategico. Infatti Gianfranco, che l'ha preso, gli dice è importante fare l'analisi di competitor. Sì, perché se non sai, oltre a che cosa vuole il tuo pubblico, se non sai che cosa trova il tuo pubblico fuori, cioè che cosa trova comunque dai competitor, non sai che cosa offrire tu di diverso. Esattamente, quindi è importante assolutamente analizzare i competitor e sapere che prezzi fanno, che cosa fanno, come si muovono. Okay. Sempre tornando allo svizzero di ieri sera, faccio per farvi capire l'importanza anche del messaggio, no? Lui è uno bravo, è uno che poi ha scritto libri sulla gastronomia, su queste cose qua. Ecco, Josef ha messo il link ad Antidoto. Insomma, questo svizzero qua ci fa ieri sera. Ho trovato questo ristorantino dove siamo, molto buono, gestito da giovani. Abbiamo mangiato la piadina, lo spacquerone tipico romagnolo. E però nel ristorantino dove mi sono fermato prima invece sono stato molto deluso, perché hanno un ristorante all'antica, no? Di quei posti dove c'è pieno di turismo e ti fraccano dentro il ristorante e ti danno da mangiare come mangini per le mucche, perché tanto fuori tu, anche se non sei contento, ne entrano altri 10. E lì gli hanno proposto tutta roba alla zucca, no? Tortellini alla zucca, pasta alla zucca, secondo aveva della zucca. E lui gli fa, ma scusate Lucio, che zucca avete voi? E questi gli fanno, ce l'abbiamo surgelata ovviamente. E lui fa, sì, ma intanto ci deve essere l'asterisco di fianco. E poi, cioè, fate cose di stagione, no? Perché la zucca? E perché vi ho fatto questo discorso? Perché io, che non sono dentro il settore, a me, se mi proponi i tortellini e la zucca, nemmeno me ne accorgo che non sono buoni, non fanno bene. Perché fuori stagione? Perché non ci penso. Adesso che questo svizzero mi ha sensibilizzato su questo tema, sono sicuro che la prossima volta che andrò in un ristorante non potrò fare a meno di pensare a questa cosa. Penserò sempre a come non mangiare cibo fuori stagione. Quindi, che cosa ha fatto lui? È riuscito a trasmettere un messaggio che ha cambiato i miei valori. E adesso che io ho questo valore di mangiare la frutta di stagione, caspita, è più facile che vada da lui, anche adesso in questo caso no, però se voi fate così con i vostri clienti, cioè li sensibilizzate sul perché non devono fare certe scelte, devono fare la vostra scelta, gli aprite un mondo, tante cose che per voi date per scontate, in verità non lo sono affatto per le persone comuni, ok? Quindi è assolutamente, assolutamente utile fare messaggio, comunicazione. Ah, un'altra cosa, tante volte l'e-commerce lo dovete avere, ok? Mettetelo lì, le persone possono cliccare ad acquistare, però quello che comporta, che tutto il percorso per arrivare all'acquisto, lo fate voi, lo fate con queste dirette qua, lo fate con i post, lo fate con contenuti organici, ok? C'è chi dice che adesso si vende di più in live che con l'e-commerce. Io ho visto negozi di vestiti vendere i vestiti in diretta streaming Facebook, ok? Ve l'ho anche condiviso un giorno, c'è il post. 4.000 persone live, una cosa del genere, incredibile. Loro presentano i vestiti, se li mettono addosso, ti fanno vedere come sta il vestito e tu puoi fare l'ordine, ti mettono lì un numerino WhatsApp e invii l'ordine per WhatsApp. Fantastico, ok? Aprite la mente. Gianfranco, per esempio, potrebbe fare così, potrebbe presentare un quadro in live spiegando perché, il significato del quadro, perché l'ha realizzato, in che epoca e tutto, e mettere, ok, asta silenziosa, manda la tua offerta a questo numero. Un'idea che potrebbe essere Gianfranco. Gianfranco scrive, Antidoto è veramente eccezionale per capire come muoversi, specialmente con le agenzie di marketing. C'è un casino, adesso mi sposto. Se mi sposto. Sì, Antidoto è eccezionale. Poi tra poco forse anche aumenterà, quindi
vediamo. Ok, quindi avete capito i tre punti dell'e-commerce. Ricordo che c'è questo libricino in vendita su Amazon a 4 euro in offerta, guadagniamo niente tramite Amazon, e chi fa la recensione di questo libricino poi ci scrive, abbiamo un videocorso in omaggio che è vendere grazie a internet, una parte, sono 4 libricini, se li prendete tutti e 4 avete il corso completo perché è diviso in 4 parti. Claudio Bertoldo dice vendono alla grande, un po' come QVC, li vedi anche tu questi negozi di vestiti che vendono live a Facebook, vero? Assolutamente. Aspettate che adesso vi faccio vedere anche gli altri libricini che ho portato qua. Allora, ce li dovrei avere qui, vediamo. Aspettate, prendiamo i libricini. Vediamo. Adesso vi tiro fuori tutti i libri così ve li faccio vedere. Uno. Voi avete comprato i libri? Ditemi se avete preso, se siete riusciti a prendere i nostri libretti in offerta. Aspettate, che vi sto preparando. Ok, uno, due. Ce li ho quasi, sto cercando perché sono... Ok, eccoli qua. Allora, il primo libro uscito 4 settimane fa era questo, il manuale della strategia di digital marketing. Non è più in offerta, ma lo potete ancora comprare su Amazon. Il secondo libro è questo, il manuale delle campagne dell'advertising. Stanno andando alla grande, stanno andando alla grande questi libri. Stanno andando via tantissimo. Il manuale della strategia di lead generation. E poi c'è l'ultimo, uscito 2 giorni fa, il manuale della promozione per e-commerce. Quindi li trovate su Amazon, vi arrivano direttamente a casa e a posto. E gli studenti riceveranno molto presto un pacco con questi libri ed altre sorprese. Katie mi ha mandato le foto che i pacchi stanno già partendo, i primi sono partiti, i prossimi partono domani. E ci sono delle sorpresine dentro, giustamente. Noi abbiamo sempre detto che chi è studente è agevolato rispetto a tutti gli altri. Siete degli adepti. Vendono alla grande, dice Claudia. Sì, sì, e-commerce dovete partecipare, farvi vedere live, far vedere, cioè dovete vendere. C'è una cosa che è mancata ultimamente negli ultimi anni, perché era tutto facile, no? Online fino a qualche anno fa. È mancata la parte di vendita. Adesso torna, torna importante riuscire a vendere, imparare anche come vendere. Ok. Quindi questo è. Io oggi la terrei un po' più corta, ditemi se avete altre domande. Se volete vi faccio fare un giro per di qua. Non lo so, non vorrei che poi la connessione salti. Adetti, che mi dite? Avete conosciuto il nostro team oggi? Chi non c'era, veda all'inizio della diretta, c'era Davide e Roberta. Magari faremo qualche altra live, così vedrete il resto del team che arriverà tra poco. Non tutti, un po' arrivano, gli altri sono in giro per il mondo. Anzi, abbiamo trovato anche Sebastiano l'altro giorno che arriva dal Messico. L'abbiamo trovato qua, in Italia. Ci siamo trovati per un pranzo. Va bene, signori. È stato un piacere. Oggi abbiamo parlato di e-commerce, mi raccomando. Prendete il libricino verde. Dal We Make Future Festival direi che è tutto. Vi saluto. Luca Faccini, Performance PPC. Cioè da dove sono. E ci vediamo presto, molto molto presto. Ciao ciao a tutti, ciao.